Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare ragazzi ho un annuncio molto importante da farvi, perché finalmente dopo tanto tempo ho deciso di aprire un account Twitter. Ovviamente non ve lo starei neanche a dire, vi invito a passare, soprattutto perché oltre a parlare di vari leak e di cose che sul canale non porterò vista la mia politica sui leak stessi, proprio su Twitter potrei chiedervi le opinioni per i prossimi baretti. Non per chissà quale motivo, semplicemente come metodo per lanciare questo mio nuovo social. Quindi qualora aveste Twitter vi invito a cercare Creepy YouTube, trovate tutte le info in descrizione, e invece se non avete Twitter scaricatelo, e ovviamente dopo averlo scaricato seguitemi, se no non ha senso. Detto ciò, ringrazio in anticipo tutti quelli che saranno passati da Twitter e che si saranno fatti Twitter appositamente per seguire me, e direi di iniziare con l'argomento di quest'oggi, che come leggete dal titolo sono le mega evoluzioni. E sempre come leggerete dal titolo, oggi sono qui con Luke a parlare di questo argomento, ma prima di passare la parola proprio a Luke ci tenevo a farvi un'introduzione. 3 anni fa in questo periodo stavamo attendendo Pokémon Sole e Pokémon Luna, e uno degli argomenti principali era proprio la possibilità di vedere nuove mega evoluzioni nei titoli. Ovviamente quando si è visto che la 7ª generazione non avrebbe introdotto nuove mega evoluzioni, ci si è resi anche conto che queste sarebbero rimaste per sempre ancorate alla 6ª generazione. Eppure quest'oggi siamo ancora qui a parlare di possibili mega evoluzioni. In questo video io e Luke vi vogliamo spiegare perché ad oggi si può tornare a parlare di mega evoluzioni, e vi ricordo che se in questo video spiegheremo il perché si può tornare a parlare, nel video di Luke che uscirà alle 11:30, quindi poco dopo la pubblicazione di questo video, andremo a mettere in pratica la teoria che abbiamo portato in questo video, andando a vedere quali potrebbero essere i Pokémon più papabili proprio per la mega evoluzione. Detto ciò ragazzi, però io mi eclisso per il momento e lascio la parola a Luke. Salve a tutti ragazzi, qui Rocket e bentornati ragazzi, finalmente in un nuovissimo video, questa volta però sul canale di Creep, che ringrazio ancora una volta per avermi ospitato sul canale per un nuovissimo video di guante, spada e scudo, questa volta legato al fattore, al tema delle mega evoluzioni. Come ben sappiamo la mega evoluzione è la meccanica peculiare della 6ª generazione, che è ambientata appunto nella regione di Kalos. Questa regione, come abbiamo già detto, sembra essere veramente molto molto collegata con la nuovissima regione di Galar. Sappiamo anche che la 6ª generazione ci ha lasciato veramente un sacco di misteri irrisolti. Potrebbe essere proprio la regione di Galar collegata appunto a Kalos nella mitologia norrea a darci alcune spiegazioni appunto riguardo questi misteri. Ma se la trama di 8ª generazione si confronterà con Kalos, allora non potranno ignorare le mega evoluzioni, anche perché sono una parte fondamentale di quella generazione, quindi non potranno far finta che non esistono. Oppure potrebbero anche solamente, molto semplicemente, mettere in vendita le mega pietre, un po' come fece purtroppo in Pokémon Sole e Luna. Inoltre è molto interessante notare che nessun Pokémon di 6ª generazione, a parte vabbè l'eccezione di Ansi, possiede una mega evoluzione, il che è strano contando appunto questa particolare caratteristica a origine della regione di Kalos. E dunque dovrebbero appunto essere i Pokémon di questa particolare regione a possedere quindi il maggior numero di mega evoluzioni. Questa contraddizione però potrebbe essere risolta con l'arrivo dell'8ª generazione, che ricollegandosi a Kalos e dovendo fare i conti di nuovo con la mega evoluzione, potrebbe introdurre di nuove, sia per colmare questa mancanza di mega di 6ª generazione, sia per riportare in auge questa fantastica meccanica che ai tempi aveva veramente conquistato ragazzi di intera community e potrebbe tuttora scuoterla di nuovo. Insomma, tutto questo avrebbe un senso sia per coprire i buchi passati, sia per una questione di fanservice che in casa Game Freak sappiamo che non è mai mancato. Ovviamente però non c'è solamente questo, sarebbe fin troppo semplice. Infatti abbiamo ideato una teoria sul perché le mega evoluzioni dovrebbero appunto tornare in 8ª generazione nella regione di Galar. Ma per esporvela lascio la parola a Creepy, che di teorie insomma se ne intende leggermente più di me. Bene ragazzi, con Luke abbiamo analizzato il perché ad oggi si può tornare a parlare di mega evoluzione nella regione di Galar. Ma la domanda ora è: come potrebbe essere ritematizzata la mega evoluzione dopo 2 generazioni e a distanza di ben 7 anni dalla sua nascita? Come già detto da Luke, abbiamo una teoria. Da Pokémon X e Y traiamo la conferma che il segreto delle mega evoluzioni è strettamente collegato all'utilizzo dell'arma suprema da parte di Azeta, il quale, grazie all'energia misteriosa presente proprio in quest'arma suprema, la stessa che possiedono Xerneas e i Veltal, ha tramutato determinate pietre, dando origine a quelle che oggi conosciamo come mega pietre e pietre chiave. Peraltro, se ci pensiamo, il legame affettivo che la mega evoluzione richiede per attuarsi ricorda molto il legame che l'arma suprema rappresenta tra Azeta e il suo Floette. E dunque non ci sorprende che la mega evoluzione nasca in principio da un legame tra umano e Pokémon, perché del resto la fonte della stessa mega evoluzione è proprio il legame che legava un allenatore e un Pokémon, in questo caso Azeta e Floette. Nella teoria di qualche settimana fa, tra le tante cose, ho teorizzato la possibilità che l'antica guerra di Kalos combattuta da Azeta abbia visto come avversario un ancora sconosciuto sovrano di Galar. E come ben sappiamo, l'atto finale di questa guerra
guerra si è avuto nel momento in cui AZ ha attivato proprio quest'arma suprema, che a questo punto non ha semplicemente ucciso svariati uomini e Pokémon, ma come abbiamo appena detto, ha anche reso possibile l'esistenza delle mega evoluzioni. Ma collegando l'arma suprema alle mega evoluzioni e collegando la guerra di Kalos a Galar, non possiamo far altro che collegare anche le mega evoluzioni a Galar. Se è vero che Kalos ha combattuto contro Galar, l'arma suprema sarebbe stata indirizzata verosimilmente contro il nemico e quindi contro Galar. A questo punto, se immaginiamo l'impatto di un ipotetico raggio dell'arma suprema come potrebbe essere quello di un'ipotetica bomba, non solo Galar sarebbe collegata alla nascita delle evoluzioni, ma sarebbe anche la regione in cui l'energia delle mega evoluzioni è più pregnante. Insomma, l'arma suprema di AZ era molto molto forte, ha colpito in un punto preciso e ha diramato la sua energia in tutto il mondo. Ma quel punto preciso dobbiamo ancora identificarlo. E se fosse proprio Galar? E se Galar fosse non solo collegata alle mega evoluzioni, ma fosse effettivamente la loro patria? Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: quali Pokémon otterrebbero la mega evoluzione? Dobbiamo ragionare su due piani, un piano logico e un piano di marketing. A livello logico, i Pokémon che dovrebbero avere la mega evoluzione dovrebbero essere quelli più in prossimità dell'impatto dell'arma suprema e dunque ipoteticamente dei Pokémon di ottava generazione. Ma considerando che i Pokémon di ottava generazione sono già nuovi, mi viene difficile pensare che un Pokémon già nuovo ottenga un'ulteriore forma. Più probabile che Game Freak decida di rivitalizzare dei concept che ha già utilizzato assegnando a loro delle mega. E dunque mi viene da collegare a questo punto due fattori. Se noi sappiamo che Galar è vicina a Kalos e abbiamo a Galar delle references a Pokémon di Kalos, vedasi il Fletchling che vediamo a inizio trailer, e considerato anche che la sesta generazione non ha praticamente mega evoluzioni se escludiamo Diancie, allora unendo le due cose potrebbe effettivamente darsi che i Pokémon che riceveranno un'ipotetica mega evoluzione saranno proprio quelli di sesta generazione. È possibile, visto proprio quel Fletchling, che alcuni Pokémon di Kalos siano in realtà originari di Galar e che magari poi in seguito, dopo 3000 anni, abbiano migrato e che magari abbiano sviluppato anche delle forme particolari, diverse, delle forme di Galar. Ovviamente la sto buttando lì così, ma è comunque un argomento interessante. Ma dunque, di tutti i Pokémon di sesta generazione, quali effettivamente potrebbero ottenere una mega evoluzione? Non l'abbiamo ancora detto e non lo diremo in questo video. Infatti, come vi ho già anticipato, all'inizio uscirà un video sul canale di Luke e vi invito a passare dal suo canale per scoprire quali Pokémon di sesta generazione potrebbero effettivamente ottenere una mega evoluzione. Detto ciò, il video può dichiararsi concluso. Io ringrazio Luke per la partecipazione. Vi invito a passare sul suo canale alle 11.30 di quest'oggi per vedere il continuo di questo video. Se il video vi è piaciuto, vi invito ovviamente a lasciare un like, un commento e un'iscrizione sia al mio canale che a quello di Luke. Inoltre, vi invito a passare dai social, in particolare a questo giro Twitter, visto che è nuovo, per rimanere sempre aggiornati e per contenuti extra. E ovviamente premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.